Maurizio Del Conte, buongiorno, professore di diritto del lavoro, Università Bocconi e presidente AFOL, formazione, orientamento e lavoro, insomma, per aiutare tutti noi a muoverci un po' nel mondo del lavoro di cui parleremo oggi. Ben trovato sulle fonti TV. Buongiorno a voi. Dunque, il titolo che leggiamo adesso in sovrimpressione è volutamente un po' provocatorio, nel senso che, però te la giro subito come domanda, così da qui partiamo. Lavoro e salario minimo, solo un primo passo, però incompleto. È un po' la mia opinione, devo essere sincera, quindi ho pensato di, ripeto, lanciarla come provocazione. Tu cosa ne pensi? Ovviamente parliamo dell'Italia, poi facciamo un po' un confronto anche con altre situazioni. No, è molto corretto. In realtà ancora non c'è nulla nel nostro paese e in verità non c'è neanche il testo definitivo della direttiva sul salario minimo perché ancora il processo di formazione europeo della direttiva non è concluso, dovrà poi ritornare al Parlamento. Ora è stato raggiunto un accordo, ma non è stata formalizzata. Quindi, diciamo, c'è un primo passaggio molto importante, politico, ma non abbiamo ancora nulla di tangibile. Poi teniamo presente che dal momento in cui verrà, dovesse venire approvata la direttiva, ci vorrà ancora parecchio tempo perché ciascun paese la adotti e eventualmente l'adotti anche l'Italia. Esatto. Ma ti dirò di più, io incompleto intendo dire che ammesso che poi si raggiunga un accordo e si trovi, no, il modo migliore per garantire un salario dignitoso a ciascun lavoratore, e questo ovviamente è un concetto abbastanza retorico perché è ovvio che debba essere così, mi chiedo però e ti chiedo se prima non occorra fare altri aggiustamenti, nel senso che chiaramente quante volte io e te per esempio abbiamo parlato dei tanti contratti precari che oggi esistono in Italia, del fatto che appunto non, soprattutto i giovani abbiano delle carriere lavorative discontinue, non bisognerebbe prima agire su quello, perché se no non abbiamo fatto molto, insomma. Ma sì, questo va detto chiaramente, cioè noi non dobbiamo pensare che dal salario minimo derivi un miglioramento complessivo delle condizioni dei lavoratori, non è questa la sua funzione e in nessun paese al mondo questo è mai avvenuto, neanche in quelli appunto che lo hanno adottato da molto tempo. Salario minimo si concentra soltanto su una certa fascia di lavoratori, quelli ai quali sostanzialmente non viene applicato un contratto collettivo, quelli per i quali o addirittura quelli che sfuggono sostanzialmente alle regole del diritto del lavoro, quindi diciamo marginali rispetto al nero. Il nostro problema però è purtroppo è quello del salario medio, non è quello del salario minimo, cioè è quello delle condizioni, diciamo, di retribuzione medie di tutti i nostri lavoratori, che in questa situazione soffrono di due particolari criticità. Da un lato, come dicevi, la precarietà, che vuol dire anche discontinuità, e quindi vuol dire non soltanto che magari io ho una retribuzione per qualche mese all'anno e poi negli altri mesi non so bene come arrangiarmi, ma che in prospettiva non avrò neanche i contributi per la pensione, perché è chiaro che avendo tutti questi buchi contributivi, la pensione diventa sostanzialmente un miraggio e quando arriverà probabilmente non sarà molto distante da quella sociale. Quindi il rischio è che il danno che si fa oggi lo si paghi fra 30-40 anni, e quindi è un danno, diciamo, davvero, davvero preoccupante sul quale bisogna evidentemente agire. E d'altra parte c'è un problema di inflazione. Noi oggi abbiamo le retribuzioni bloccate rispetto ai contratti che sono stati già firmati e sappiamo peraltro che il 50% dei lavoratori italiani hanno un contratto scaduto, quindi figuriamoci ancora più lontani dal poter vedere un adeguamento. Non abbiamo sistemi di adeguamento Esatto. automatico e quindi oggi con un'inflazione che viaggia sul 6-7%, nel giro di 2 anni ci troviamo il 12-13-15% di valore in meno. E questo non, evidentemente è un tema che va affrontato. Non vedo ancora
a livello politico una discussione su come istruire questa pratica. No, no, ma infatti l'adeguamento, anche il discorso dell'adeguamento automatico è fondamentale in un momento in cui l'inflazione è altissima. Ovviamente se si continua così, già il potere d'acquisto è stato assolutamente annientato, figuriamoci se si continua in questo senso. Ricordiamo, diamo qualche informazione e poi proseguiamo con le riflessioni appunto rispetto al nostro paese. L'Italia, come diciamo poco fa, è uno dei pochi paesi europei a non avere un salario minimo, gli altri sono Finlandia, Svezia, Danimarca, Austria, in parte Cipro, c'è una misura che riguarda solo alcune categorie di lavoratori, e diciamo anche che appunto in Italia non è attualmente previsto, anche se c'è un fondamento costituzionale di una legge che è previsto nell'articolo 36, che sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata. Ho letto proprio le parole testuali, perché quello che dicevi un po' anche tu prima, no? Al di là di parlare di salario minimo, bisognerebbe parlare di un salario, tu non mi ricordo che parole hai usato, salario medio medio, sì, che comunque sarebbe è la stessa cosa nel dire un salario adeguato, no? Perché poi si fa una media, esattamente, ecco. L'articolo 36 della Costituzione sostanzialmente stabilisce il principio della giusta retribuzione, ecco, appunto, che è una retribuzione, dice testualmente, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Quindi è chiaro che non può esserci un valore unitario, non è che tutti devono prendere lo stesso, esatto, stessa retribuzione, perché deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro. Ma il problema italiano è che noi abbiamo retribuzioni molto basse, e d'altra parte abbiamo letto anche nei giorni scorsi uno studio OCSE fatto sugli ultimi 30 anni, sulla dinamica salariale degli ultimi 30 anni nei paesi europei. L'Italia è l'ultimo dei paesi europei in termini di crescita salariale, anzi è l'unico paese che segna un valore negativo. Cioè siamo almeno 2,9% in 30 anni. Figuriamoci. La Francia ha il più 31, la Germania ha il più 33, la Svezia, che peraltro è uno di quei paesi che ricordavi tu prima, non ha il salario minimo, ha aumentato i salari medi del 63% in questi 30 anni. Stiamo parlando di aumenti reali, quindi al netto degli effetti dell'inflazione, cioè un lavoratore svedese oggi guadagna mediamente il 63% in più di quanto guadagnava un lavoratore 30 anni fa. Un lavoratore italiano oggi guadagna mediamente il 3% in meno di quanto guadagnava un suo collega 30 anni fa. Sì, con una vita che ovviamente, c'è il costo della vita, lasciando perdere Maurizio l'inflazione che ormai da mesi ci sta preoccupando, ma anche prima, voglio dire, il costo della vita aumenta sempre di più e invece gli stipendi diminuiscono fondamentalmente. Sì, noi ci siamo però abituati negli ultimi anni ad avere un tasso di inflazione molto basso. Appunto. Ricordo che fino a 4-5 anni fa addirittura c'era la deflazione. Del resto abbiamo subito delle crisi di tipo anche finanziario, quindi con pochi soldi che giravano, e quindi il tema della deflazione è che è tipicamente delle fasi di contrazione dell'economia. Noi oggi ci troviamo in una bomba economica, perché siamo nella cosiddetta stagflazione, cioè in una situazione in cui l'economia non cresce, ma al contempo c'è inflazione, quindi c'è stagnazione e inflazione, che è la situazione peggiore, perché chiaramente accanto al depauperamento del valore del denaro, c'è anche l'impossibilità di crescere in termini di PIL e quindi dare prospettive anche di occupazione. Allora, questa è una situazione che evidentemente va affrontata, perché altrimenti il rischio serissimo è quello che si ricordano bene i cittadini tedeschi durante la Repubblica di Weimar, cioè un'inflazione che sfugge completamente di controllo, si va al supermercato con le carriole di carta moneta e l'economia è al collasso. Ecco, io naturalmente non penso che questo sarà lo scenario europeo, perché per fortuna, proprio avendo questa, diciamo, rete di protezione europea, è più difficile che un singolo paese perda il controllo della propria moneta, anche perché appunto sappiamo che c'è la Banca Centrale Europea. Tuttavia il rischio
economico, cioè quindi dell'economia reale, è veramente significativo. E io dico sempre questo: dobbiamo puntare non tanto su risparmiare sugli stipendi, ma su aumentare il valore del lavoro, quindi cambiando completamente l'approccio e facendo quello che hanno fatto altri paesi europei, in particolare nord europei, in questi anni, cioè dare maggior valore al proprio tessuto produttivo. Noi ci siamo posizionati purtroppo su prodotti maturi a basso valore aggiunto, con una concorrenza al ribasso sul costo del lavoro. Del resto, certo, i numeri sono quelli lì, insomma, noi non siamo cresciuti sul costo del lavoro. No, è vero, infatti. E quindi ci stiamo condannando con le nostre mani, in sostanza. Dobbiamo fare molta più ricerca e sviluppo, investire molto più in formazione, investire molto di più in capitale umano. Solo così si può competere con quei paesi che non hanno deciso di competere con la Cina o col Vietnam, ma che hanno deciso di competere a livello alto della economia globale. Assolutamente, infatti è spuntato questo titolo, il caso dell'Italia, peraltro hai anticipato tu, ma perfetto, perché lì volevo arrivare a parlare un po' della situazione dell'Italia, a prescindere dalla discussione sul salario minimo. E lavoro è dignità, è corretto dire che in alcuni casi, spero non, cioè almeno credo non nella maggioranza dei casi, ma insomma in una misura importante il nostro lavoro, in termini ovviamente di stipendio, di quanto prendiamo e prendono dei lavoratori, non è nemmeno dignitoso? Purtroppo, guarda, ci sono due fondamentali problemi. Primo, il lavoro nero. Il lavoro nero nel nostro paese ha una quota che non si trova in nessun altro paese europeo, e naturalmente dietro il lavoro nero c'è il lavoro povero, c'è il lavoro non dignitoso. Noi leggiamo tutti i giorni di lavoratori che prendono 2 o 3 euro all'ora, questo evidentemente non è lavoro dignitoso. Però poi c'è anche... Scusa Maurizio, che magari lavorano 2 giorni a settimana, neanche tutti e 5, che insomma non risolverebbe comunque la situazione, però magari 2 o 3 euro all'ora per lavorare così one shot, come si suol dire, no? Sì, sono situazioni che veramente poi è chiaro non consentono di raggiungere il livello minimo di sopravvivenza, tant'è vero che poi ci si attacca o alle reti familiari o alle reti di conoscenze, oppure addirittura si finisce in povertà. E l'altro problema però, come abbiamo detto, è il lavoro, diciamo così, regolare, ma lavoro povero, cioè noi abbiamo una situazione di lavoro regolare ma povero. Ed è evidentemente questa la parte, diciamo, più intollerabile, perché se chiaramente il lavoro nero va combattuto, ma va scovato, è una questione di, diciamo, di repressione, il fatto che ci sia un lavoro legale, diciamo legittimo, regolare, che però è un lavoro povero, questo è inaccettabile. Maurizio, prima di darti un'altra provocazione, volevo farti commentare le parole del ministro del lavoro Orlando, che si è riferito all'accordo europeo sul salario minimo. Orlando ha detto: possiamo cogliere le opportunità dell'Unione Europea senza forzature. Ricordiamo che in Europa è stato raggiunto un accordo, ma poi ciascuno, lo dicevo in apertura, ciascun paese può fare quello che vuole sostanzialmente. E poi Orlando dice: la tutela dei diritti è il nostro impegno da 70 anni, è anche vero che però abbiamo visto come la situazione negli ultimi anni sia peggiorata. Ora, senza ovviamente aprire la parentesi politica, non è nostro compito, però chiaramente vuol dire che c'è qualcosa che non va, c'è sempre qualche scricchiolamento che non porta a migliorare la situazione. Quanto potrà contribuire l'accordo europeo secondo te per la discussione, si spera, costruttiva in Italia? Ma io temo francamente poco, nel senso che non vedo, proprio perché appunto l'Europa non ha imposto e non imporrà nessun tipo di misura specifica. Sostanzialmente l'Europa dice a ciascun paese: fate attenzione, verificate che i vostri salari siano dignitosi, intervenite nel caso in cui non lo fossero, però non dice come. Tra l'altro dice che i paesi che hanno una copertura contrattuale superiore all'80% non devono proprio intervenire, e noi siamo uno di questi paesi, cioè l'Italia in realtà ha una copertura del contratto collettivo che è superiore all'80%, e allora forse il problema è come andare a migliorare proprio quei contratti collettivi. Ci sono oggi dei contratti collettivi, faccio un esempio per tutti: il contratto collettivo della vigilanza prevede 4,5 euro all'ora.
Allora, 4,5 euro all'ora, io non credo che sia un salario dignitoso. Penso che i sindacati che hanno firmato quell'accordo dovrebbero ripensare al fatto che c'è una soglia sotto la quale non si può andare. Io capisco che poi naturalmente le aziende hanno problemi di costo, ma ancora il tema non è quello di diciamo così, far efficienze sul costo del lavoro, ma fare efficienze sull'organizzazione delle aziende. La dico semplice, ci sono due leve per migliorare la produttività: o aumenti il valore del prodotto o diminuisci il costo del lavoro. Noi puntiamo sempre sulla seconda, cioè diciamo vabbè, tanto il prodotto non riesco a migliorarlo, i processi produttivi non li riesco a migliorare, non investo in capitale umano, in formazione, in tecnologie, e quindi rosicchio il margine pagando meno i miei dipendenti. Ecco, questa è una strategia che nel lungo periodo è assolutamente perdente nella competizione generale. Assolutamente sì. Allora, la provocazione che voglio darti e lasciare anche come provocazione ai nostri amici è quella che leggiamo nell'altro titolo che adesso vi proponiamo, che rimane per questo nostro approfondimento. Salario minimo, ce ne andiamo tutti in Lussemburgo. Allora, perché dicevo, volevo fare anche un po' un confronto con altri paesi. Allora, in Lussemburgo il salario minimo è il più alto perché vale più di 2000 euro, esattamente 2256. Ovviamente il salario minimo può essere stabilito all'ora o mensile, no? In questo caso parliamo di un salario minimo mensile. La forchetta, diciamo, del salario minimo va dai 332, che è quello della Bulgaria, ai 2256 in Lussemburgo. In Germania, e così dopo mi dici del Lussemburgo, intanto io leggo gli altri salari. In Germania cambierà qualcosa da ottobre, nel senso che il salario minimo salirà a 12 euro all'ora. Peraltro la Germania ha detto, guardate, ha diciamo lanciato anche un appello affinché anche altri paesi possano farlo, proprio perché insomma come dire, la tenuta è garantita. In Spagna a febbraio il governo di Madrid ha stretto un accordo con due principali sindacati spagnoli per fissare il salario minimo del 2022 a 1000 euro al mese per 14 mensilità, quindi parliamo di 1167 euro in 12 mensilità, e parliamo di un aumento di 35 euro rispetto al 2021. E bisogna anche dire che in Spagna dal 2016 a oggi il salario minimo è aumentato del 52,6%. In Lussemburgo, l'abbiamo detto, supera i 2000 euro, e in Italia la situazione è quella che abbiamo raccontato fino adesso. Insomma, ce ne andiamo tutti lì, Maurizio? Magari, no, nel senso, magari. Beh, solo caspita, è vero che parliamo di paesi che a livello strutturale sono diversi, ma un salario minimo di oltre 2000 euro al mese, insomma, noi lo vediamo, noi più di 2000 euro al mese, facendo una media, non so in quanto tempo li vediamo. No, infatti questo è chiaro che non può funzionare in questi termini, nel senso che ci sono dei divari fra paesi giganteschi, insomma la Bulgaria 330, il Lussemburgo 2200. È chiaro che all'interno della realtà europea non è immaginabile fissare una media, perché ci sarebbe chi sta sotto, troppo sotto, e chi sta troppo sopra. Però è anche chiaro che noi dobbiamo comparare il nostro, diciamo, livello salariale con paesi che sono simili all'Italia. Allora, io non vedo questa grande differenza in termini di costo della vita fra l'Italia e la Germania, però vedo una grandissima differenza in termini di salario medio, ancora una volta. Il salario medio tedesco è il 30-40% più alto di quello italiano. Allora, noi dobbiamo pensare che quello che ci manca è soprattutto questo salario medio, perché poi guardate che il salario minimo in tutti i paesi si fa con una percentuale che va dal, diciamo, 50-60% del salario medio, quindi si parte da un'asticella che è quella del salario medio e si abbassa sul salario minimo. Ma io non posso pensare, in un paese in cui ci sono stipendi medi di 1500 euro, di fissare il salario minimo al 50%, perché vorrebbe dire un salario di 750-800 euro al mese, che chiaramente non è un salario dignitoso. Il problema italiano quindi è la base di partenza, che è bassissima e che si avvicina, cioè noi praticamente abbiamo una sorta di coincidenza fra salario medio e salario minimo, perché sotto quello lì non puoi andare.
È chiaro che in Germania si possono permettere anche di introdurre un salario a 12 euro, un salario minimo a 12 euro, perché loro ne guadagnano 20, 22. Ma no, ma mediamente. certamente, certamente. Quindi, ma ci sono soglie incomprimibili, cioè non è che tu puoi andare sotto, non puoi semplicemente pensare di dire vabbè faccio una media così, no, però dipende dal punto di partenza. Poi è chiaro, io non vado a compararmi con la Bulgaria, perché lì il costo della vita è completamente diverso ed è anche sbagliato, se vogliamo dirla tutta, compararci con Lussemburgo, perché chiaramente il Lussemburgo è un fazzoletto di terra dove anche lì il costo della vita è molto più elevato che quello italiano. Però con Germania, con Francia, con Spagna, secondo me noi dobbiamo assolutamente poterci comparare e capire che se siamo sotto in termini di salari della stragrande maggioranza dei cittadini, perché poi questo è il punto, cioè non stiamo parlando, diciamo, dei working poor, ma stiamo parlando della stragrande maggioranza dei cittadini che, se si compara con colleghi europei, vede il proprio salario del 30, 40, 50% inferiore. Perché? Esatto. Senti, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, che prevede, immagino, una risposta anche abbastanza tranchant. Con il salario minimo si potrebbe in qualche modo eliminare la competizione sleale tra le imprese sul costo del lavoro, oppure potrebbe verificarsi un ulteriore cortocircuito, cioè che le aziende potrebbero approfittarsi anche del fatto che, non potendosi permettere, no? Perché sappiamo, noi alziamo lo stipendio, mettiamo un salario minimo, ma se le aziende hanno troppi costi e non possono supportare questo ulteriore aumento, o non assumono oppure utilizzano altri escamotage per far lavorare le persone. Cosa pensi potrebbe succedere? Ci possono essere molti rischi. Da un lato, la fuga verso il nero. Non ti posso, posso permettermi il salario minimo e quindi, appunto, vado verso il nero. Ci può essere il rischio della fuga dalla contrattazione collettiva. Se un contratto collettivo prevede 12 euro e il salario minimo è 9, io mollo il contratto collettivo e mi adeguo a quello che dice la legge, e che è paradossale, sarebbe un effetto contrario a quello voluto, cioè invece di alzare i salari li abbasso. E la verità è che oggi la competizione fra imprese viene soprattutto attraverso i cosiddetti contratti pirata, cioè i contratti collettivi che si fanno concorrenza al ribasso, cioè mentre normalmente il contratto collettivo tende ad alzare le condizioni, dovrebbe almeno tendere ad alzare le condizioni salariali dei lavoratori, ci sono contratti collettivi al ribasso e quindi, siccome siamo completamente privi di ogni regola sulla contrattazione collettiva, a partire dalla individuazione di chi sono i sindacati che veramente sono rappresentativi, beh, allora chiunque può stipulare un contratto collettivo, dire per me i minimi tabellari sono 7 euro all'ora, 6 euro all'ora, 4 euro all'ora, e far competizione in quel modo lì. Quindi o si dà una sistemata al sistema della contrattazione collettiva nel nostro paese e della rappresentanza sia sindacale che anche dei datori di lavoro, perché anche le imprese hanno delle associazioni che molto spesso sono farlocche, diciamo così, oppure il rischio è la giungla, cioè il far west contrattuale. Sappiamo che noi oggi abbiamo più circa 980 contratti collettivi nazionali di lavoro, nazionali, poi tutti quelli aziendali, ma contratti collettivi nazionali di lavoro sono quasi 1000. È chiaro che di questi 1000 una gran parte sono contratti fasulli. Appunto, figuriamoci. Va bene, grazie a Maurizio Del Conte, Università Bocconi, professore di diritto del lavoro e presidente AFOL. A presto, insomma, ogni tot ci riaggiorniamo per capire un po' dove stiamo andando. Con grande piacere. Grazie Maurizio, buon lavoro. Ciao. E buona giornata.